Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene e che state trascorrendo una splendida giornata. L'altro ieri mentre ero in live qui sul canale con Falso 9 abbiamo per qualche minuto affrontato il tema Lecce, società non in Serie A e io avevo lanciato una mia previsione, vale a dire che secondo me si sarebbe trattato di un mercato che avrebbe potuto vedere altri nomi provenienti dalla Scandinavia. Entrare in eh, radar, appunto, della società eh, giallorossa, e infatti, notizia del, delle ultime ore sembra che, appunto, Lecce si sia interessata a Jondagur Dagur Thurstenson, ehm, ala destra di piedi invertito, classe 98 eh, dell'OS, società militante nella superliga ehm, danese. Quindi ho deciso appunto di fare questo video per presentarvi questo giocatore che, andando in regime di svincolo perché non rinnoverà il suo contratto con i danesi, potrebbe seriamente approdare in Serie A prima però di andare nella sua questione mi raccomando lasciate un like al video iscrivetevi al canale e i campagne notifiche per essere sempre aggiornati sui news quindi eh, per ricevere le notifiche vi rimandano poi ai video che ho appena pubblicato andiamo quindi a parlare del giocatore Yonda Guttorstenson classe 1998 come vi ho già detto del Logus giocatore cresciuto nel Cup of Ox in Islanda infatti lui di nazionalità islandese per poi firmare con il Fulham eh, con il Fulham sui sì, Fulham vado adesso alle pronunce scandinave con il Fulham eh, con il quale ha giocato con la formazione del 18 e Under 23 poi nel 2018 il primo eh, assaggio con la Superliga francese e eh, francese danese infatti va, eh, si sposta in prestito al Wenceslas poi dopo un anno eh, di, dove ha giocato in maglia azzurra del punto del Wenceslas torna al Fulham e poi viene eh, prelevato eh, prima in prestito e poi a titolo definitivo dall'Ous contratto insomma pluriennale, ma che eh, non è stato rinnovato, quindi appunto il contratto è scadenza il 30 giugno 2022. Un giocatore che rientra pienamente nei parametri del Lecce, perché comunque è un giocatore in primis in regime di svincolo, quindi verrebbe semplicemente pagato un ingaggio al giocatore senza alcun esborso per la società, ma che essendo un 98 rientra in una politica di eh, acquistare appunto giocatori giovani eh, tipica degli ultimi anni del Lecce per favorizzarli e eventualmente andarli a cedere. Un, un giocatore di 177 cm, ala sinistra, del piede invertito che, però, ha giocato a volte insomma anche come mezzala sinistra in un 4-3. Ovviamente lui di natura è un'ala sinistra in un 4x3 un giocatore che eh, di 177 cm appunto ma dal, dalla, dalla lotta e muscolatura brevilineo che fa eh, del, dello scatto e delle, della velocità soprattutto sul lungo eh, il suo marco di fabbrica perché un giocatore che ha una buona tecnica di base ha un dischetto dribbling ma che palla al piede a campo aperto è veramente eh, imprendibile molto 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 veloce un giocatore che ovviamente ha dei margini di miglioramento può comunque migliorare col sinistro essendo appunto su piede debole però nonostante la eh, non altissima eh, diciamo appunto la, la non elevata altezza ma con questa forte muscolatura è anche abbastanza utile anche veramente Bravo nei colpi di testa. Un giocatore che sa appunto, giocando sulla fascia per invertito, sa tagliare il campo, sa farsi vedere nel, nell'avversaria, ma che nel, nell'arco insomma della sua carriera ha giocato anche come esterno di centrocampo, sempre ovviamente a sinistra, per invertito. Un giocatore che soprattutto ha. Aveva... Avendo giocato appunto in questa, posizione di, eh, anche in questa posizione di centrocampista di sinistra, è un giocatore che in quel ruolo, in fase di non possesso, ci sa comunque fare. Eh, in un Lecce che mh, ha visto insomma il rinnovo di Marco Baroni, che riproporrà molto probabilmente questo 4-3, eh, ovviamente rinnovato anche il nuovo mercato Pantello Corvino. In questo 4-3, ovviamente in fase di non possesso, si andrà sicuramente a eh, schierare insomma con un 4-1-4-1 comunque con un 4-5-1 ecco in questo caso Thorstenson sarebbe l'uomo ideale per coprire quella posizione di esterno-sinistro ma appunto perché lui l'ha già occupata in carriera un giocatore che comunque ha delle discrete di discreti numeri in stagione comunque più o meno una trenta di partite 4 gol e tre assist ovviamente è giovane abbastanza giovane diciamo così può comunque migliorare questi numeri e ma soprattutto potrebbe essere funzionale al, al, al Lecce insomma, che verrà un giocatore che fa dei suoi ottimi tempi di gioco soprattutto la conduzione di palla ed inserimento veramente un, un, veramente un bel prospetto andando a contestualizzare in un Lecce come vi ho già detto lui ricoprirebbe appunto quella posizione di sterno alto di sinistra che fa questo doppio ruolo a rientrare per poi andare o, o concludere l'azione oppure per insomma dettare la giocata. Cosa molto particolare: lui nei moduli con eh, due punte ha anche giocato come seconda punta, ma veramente poche volte in carriera. Lui quindi lo vedo più. Come un esterno barra mezzala offensive di, 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 um, di conduzione palla piuttosto che eventualmente um, come seconda punti in un 4-4-2, ad esempio, magari messo come falso Noemi. Un giocatore, come vi ho già detto, rientra pienamente nella, eh, nella filosofia del Lecce per questa serie A perché, comunque, è, potrebbe essere immaginabile che eh, all'inizio sarà una, una, una squadra che dovrà. Un difendersi dovrà sfruttare i contropiedi, dovrà sfruttare gli spazi, dovrà sfruttare magari eventualmente le palle lunghe. Quindi servono giocatori che la palla la sappiano condurre. Eh, ovviamente Thurstenson è abile a farlo sia in posizione centrale che a sinistra, quindi può essere un giocatore che a livello tattico può sia garantire uno, uno sfogo sulle fasce, ma anche eventualmente in, un, in una fase di transizione offensiva ehm, ovviamente e veloce. Vuol dire quelle effettuate in due o tre passaggi? Magari ipotizzare un Thorsenson che mi sta lievemente fuori dall'area, anche perché comunque eh, d'accordo che è bravino nei colpi di testa, ma non è un giocatore che ti può garantire una fase difensiva, soprattutto in marcatura eccelsa eh, Un Thorsenson lievemente fuori dall'area riceve il pallone uscente dalla difesa. Eh, diciamo, comincia a correre in verticale sfruttando gli spazi che si vanno a aprire in fase di transizione offensiva con conduzione palla, buona tecnica di base, ha un dischetto di dribbling ovviamente più a rientrare e magari sfruttare un eventuale puntero davanti o magari un, un, una mezzala che ti va a salire, una mezzala di movimento intendo e di velocità che ti va a salire, insomma un giocatore che edute tatticamente ha ottime doti fisiche e aerobiche eh, che sa comunque far valere anche la, il corpo nonostante questa statura non proprio eh, da bronzo di riace ma che potrebbe essere funzionale a nuovo lecce eh, ovviamente con questo piede potrebbe anche fare una bella coppia per così dire con lo Yulman della situazione con un giocatore che comunque ti sa recuperare palla che ti sa dare via l'azione Immaginare con Yulman eh, rimanesse eh, quando dovesse rimanere a Lecce, contando che con è un profilo molto ricercato, con ecco, uno Yulman che ti va a ehm, impostare l'azione, un Thorsenson che va a ricevere palla, potrebbe essere una chiave di lettura, una chiave tattica molto interessante. Poi, non da meno, è un giocatore che verrebbe a zero, quindi a livello economico sarebbe pienamente nei parametri. In primis del Lecce, ma ultimamente anche nei parametri italici. Mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Se conoscete il giocatore o magari se lo prendereste a Lecce quindi tifosi del Lecce, fatemi sapere qui sotto, ma non solo. Spero che il video vi sia stato utile In tal caso, se non è il canale, iscrivetevi al carta. e cambiare notifici, Ben sempre aggiornati, vi mando un bacione. Ciao al prossimo video. Ah, mi stavo dimenticando. E il Lecce deve fare anche presto a concludere questa trattativa, perché sul giocatore a zero vi sono anche l'Anversa Società belga e Tre società della massima divisione olandese detto ciò, vi saluto e vi invio ai prossimi video. Ciao ragazzi.